L'asino Pantesco, pregiata razza in via di estinzione, è al centro del nuovo progetto educativo dell'Ente Parco Nazionale di Pantelleria. Per l'occasione, presente sull'isola Pantesca, l'educatore Massimo Montanari, che ha rappresentato il primo passo del percorso di collaborazione con l'associazione Lento Vagare, finalizzata alla valorizzazione e tutela degli asini panteschi attraverso percorsi di cura degli animali, di avvicinamento all'uomo, sensibilizzazione e informazione. Un incontro tra esperti del settore tenutosi presso il centro visite museo geonaturalistico di Punta Spadillo per conoscere le attività che coinvolgono queste specie animali, grazie anche alla collaborazione dell'allevamento di San Matteo a Valderice. L'asino è un maestro di lentezza, insegna alle persone a rallentare, in un certo senso approfondisce il senso dell'osservare, perché l'asino non guarda ma osserva e quindi porta le persone che camminano in ambiente a godersi appieno della natura. Sotto questi aspetti l'asino è un vero maestro, perché educa al assorbire proprio quello che c'è intorno al nostro mondo. Il camminatore oggi deve essere un viandante attento che degusta il paesaggio. L'asino è anche un grande relatore, perché sa in un certo senso parlare un linguaggio che a volte per noi è difficile. È un animale che si presta molto all'attività di relazione con le persone disabili, perché riesce a percepire le fragilità. In un certo senso è un lettore di fragilità l'asino, per cui le attività che si svolgono in questo ambito, quindi con ospiti di centri diurni o comunque ospiti che hanno delle particolari patologie sia fisiche che psichiche, sono attività molto intense. Abbiamo creato, con l'aiuto di 4-5 amici, un'associazione denominata Lento Vagare. L'associazione si occupa della conservazione della biodiversità sia animale che vegetale. E grazie al Parco Nazionale di Pantelleria, che si è occupato della reintroduzione dell'asino pantesco su Pantelleria, grazie anche alla Regione Sicilia, da una manifestazione di interesse pubblica si è iniziato a fare un coprogetto con il Parco di Pantelleria. Il coprogetto prevede l'alimentazione, dare l'alimentazione agli animali, e addestrarli, quindi, e portarli ad abituarli a fare trekking su Pantelleria. Vorremmo portare all'attenzione, alla sensibilità, alla consapevolezza della cittadinanza, degli operatori del sociale e di quanti amano gli animali la possibilità di considerare la presenza dell'asino pantesco come prima esperienza che ritorna su questo territorio dopo tanto tempo, come un elemento che possa anche caratterizzare l'attività turistica e di sviluppo di questo territorio.